a Zoom In, lo spazio di approfondimento di TV6. Oggi parliamo di sicurezza sul lavoro e il campo è quello della pesca marittima. Allora lo facciamo con Flaviano Di Giosafat, segretario territoriale UILA Pesca Teramo. Benvenuto. Grazie dottoressa. Parliamo di un argomento importante, poco conosciuto, poco approfondito, ed è quello che rappresenta tutte le accortezze da avere proprio nel momento in cui si sta sopra un'imbarcazione e si compie un lavoro come quello della pesca marittima. La cosa importante è un convegno che avverrà il 28 novembre a Martinsicuro e soprattutto parleremo del perché è necessario oggi avere queste accortezze. Da dove si comincia? Intanto noi iniziamo con la marineria di Martinsicuro il 28 di novembre sabato alle ore 9:30 di questa giornata formativa di un corso di informazione e formazione proprio sulla sicurezza in mare per le navi abilitate alla pesca marittima. Abbiamo scelto la sede di Martinsicuro e voglio ringraziare in primis il sindaco Paolo Camaioni e la sua giunta che da un giorno che abbiamo deciso di farla lì proprio in questa cittadina truentina perché proprio è il concentramento della marineria abruzzese perché Martinsicuro fornisce marittimi alla vicina San Benedetto del Tronto e a tutta l'Abruzzo e a tutto l'intero paese nazionale. E il sindaco è rimasto contento di questa iniziativa. Voluta... Parliamo anche delle motivazioni, perché abbiamo detto c'è un convegno. Cosa si dovrà fare attenzione? Cosa verrà raccontato? Ci sono delle accortezze? Ci sono delle leggi? Sì, intanto la legge 81, ma nella stessa giornata di sabato ci saranno dei tecnici della prevenzione che spiegheranno loro, ai marittimi, il comportamento da farsi su un natante. Si parlerà della sala macchina, in effetti che i lavoratori del mare, i motoristi, devono portare le cuffie. Perché portare le cuffie? Perché è importante loro anche per la loro salute. Salute nel senso che possono provocare delle ipoacusie che vediamo tanti marittimi che sono sordastri e noi diamo quella materia che è la sicurezza in mare per far capire loro come lavorare e per farli stare bene. Il decalogo delle cose da indossare, abbiamo detto, ci sono le cuffie, ci sono dei pericoli che vengono spesso sottovalutati, allora cosa deve indossare un lavoratore che si trova in un'imbarcazione da pesca? Il lavoratore deve indossare, a prescindere, delle cuffie per il direttore di macchina, il motorista, ma anche per i lavoratori che sono sopra la barca, sulla coperta, che cosa devono indossare? Intanto delle scarpe, degli stivali antiruggiolevoli. Perché sappiamo benissimo che lì nella zona dove c'è il vericello c'è olio, c'è grasso e quindi è un pavimento sdrucciolevole e sappiamo benissimo che quando avvengono degli incidenti in mare sono casi gravi, all'80% sono casi di morte. Quindi noi facendo questo corso di informazione, unitamente, ripeto, all'Osservatorio Nazionale della Pesca, che lo stiamo facendo in tutte le marinerie più importanti d'Italia, vedi Mazara del Vallo, vedi Chioggia, vedi Martinsicuro e poi dopodiché nel mese di marzo sarà ripetuta anche nella marineria di San Benedetto del Tronto. Un'altra osservazione della quale stavamo parlando prima è che molto spesso chi si trova nelle imbarcazioni da pesca non è proprio per tradizione e anche per esperienza un uomo di mare, molto spesso la manovalanza è composta anche da stranieri perché oggi un po' si mischiano tutte le competenze e in quel caso proprio si parte da zero, quindi non si hanno quelle conoscenze che invece quando si tramandano di generazione in generazione fanno sì che esistano meno, cioè ci sia più accortezza e esistano meno incidenti. In questo caso voi avete focalizzato un congresso, un convegno che in qualche modo vuole sanare anche questa mancanza. Sanare nel senso che intanto il personale imbarcato, in riferimento al 318 del codice della navigazione, del personale extracomunitario, sicuramente ha un libretto di navigazione, non è che viene imbarcato così e nello stesso tempo non può ricoprire incarichi come capobarca, direttore marittimo, però stiamo vedendo qui già nella vicina Marche, nelle marinerie di Fano, che non trovano personale da imbarcare.
imbarcare sulle navi da pesca. Allora qui sta succedendo uno strano caso, che prima le organizzazioni sindacali da CGL, CISL e UIL davano alle autorità marittime un nulla osta, perché non, dove non era possibile reperire personale italiano da imbarcare sulle navi da pesca, venivano imbarcati personale extracomunitari, però erano proprio le organizzazioni sindacali a concedere il nulla osta per l'imbarco di questi lavoratori del mare. Oggi si corre qualche rischio in più, quindi? Oggi si corre, non c'è più quella tradizione marinaresca che si tramanda da padre in figlio, da farli, a prescindere che è un momento di crisi, che l'intero settore attanaglia, non è proprio oggi di parlare specificamente di questo caso. In effetti oggi parliamo di sicurezza, però ci sono tante problematiche. Noi in primis come UILA stiamo parlando della cassa integrazione in deroga, sperando che il governo centrale dalla prossima annata metti la cassa integrazione come un normale lavoratore di terra. Parlando di sicurezza, chi deve vigilare sul comportamento in mare, sull'antinfortunistica? Giustamente, come dice lei, ci sono dei tecnici della prevenzione, delle ASL, dell'INAIL, di vigilare, però il lavoro che avviene in mare non è che loro sono muniti di qualche mezzo di fare dei controlli, è deputata la Guardia Costiera, però loro sono pochi di fare i controlli, dovrebbero imbarcare come abbiamo fatto in un convegno a Mazzara del Vallo, che si è imbarcato su un motopesca di quella zona, dei medici del lavoro, dei tecnici della prevenzione, per capire loro il lavoro usurante dei lavoratori del mare, sempre mi riferisco. Allora, ricordiamo l'appuntamento per il convegno e poi ricordiamo chi può assistere, chi è invitato. Allora, sabato 28, come diceva lei, nella sala consigliare della città di Martinsicuro ci sarà questo convegno, ci saranno degli ospiti del segretario nazionale della UILA Pesca, Enrica Mammuccari, dal presidente dell'Osservatorio Nazionale della Pesca, Emanuele Sciacovelli. Abbiamo invitato anche il direttore marittimo dell'Abruzzo e del Molise, le isole Tremiti, il comandante Moretti, insieme con l'ufficio circondariale marittimo di Giulianova e il locamare di Martinsicuro, che qui lo devo ringraziare, è stata una persona stupenda a darmi una grossa mano per questa riuscita di questa giornata formativa. Quindi da parte sua invece l'invito a chi ha rivolto? L'invito è rivolto a tutti i lavoratori del mare, a tutti gli imbarcati del mare, per far capire loro il comportamento e della sicurezza in mare e per la loro salute. Allora, io ringrazio tantissimo Flaviano Di Giosafat, ricordiamo questo congresso, questo convegno del 28 novembre a Martinsicuro sulla sicurezza, sul lavoro per tutti coloro che lavorano in imbarcazioni per la pesca, e perciò l'appuntamento con Zoom In la prossima settimana. Arrivederci.